Salve, Nick. Sei arrivato giusto in tempo. Tra qualche minuto, tutto finito. Buongiorno. Buongiorno. Cos'è di speciale questo edificio? Beh, direi la chiesa. Una costruzione del genere è l'anello mancante dell'architettura americana. Che vuol dire? Prima che si utilizzasse la ghisa nelle costruzioni, l'altezza della struttura era determinata dallo spessore delle sue mura maestre alla base. Più alto era l'edificio, più spesse erano le mura maestre. 8 piani era il massimo che si potesse raggiungere. Ti mostro una cosa. Le strutture della facciata, le curvature erano tutte imbullonate fra loro e poi fissate. Ma tutto questo metallo è molto molto pesante e doveva essere sorretto. E così a un certo punto a qualcuno è venuta la brillante idea di un'armatura di metallo come scheletro dell'edificio, invece di ricorrere alla malta e ai tradizionali mattoni. Con un'armatura d'acciaio tutta la pressione si esercita sul piano orizzontale. E in questo modo il sostegno viene dal centro. L'altezza non è più un problema. Perciò via coi grattacieli. Ti interessi di queste cose? Sì. Ho letto un tuo libro. Mi chiedevo solo se nutrissi davvero quella passione che trasmetti agli altri quando scrivi. Sì. Sì, sono davvero appassionato. Lo vedo. Vorrei essere uno dei tuoi studenti. La miseria.